un'assemblea generale per ribadire il no alla politica dei tagli indiscriminati promossi dal governo, per far sapere a quante più persone possibili quali siano le difficoltà incontrate nello svolgimento del proprio lavoro. Queste alcune delle finalità dell'incontro di questa mattina tra Franco Maccari, segretario nazionale COISP, gli iscritti al sindacato di polizia e i giornalisti, durante un'assemblea che si è tenuta presso la questura di Catanzaro. Un incontro per fare il punto della situazione, per chiedere con forza le somme arretrate del premio produzione del 2008, ancora non versate ad agenti e funzionari di polizia, ma anche un modo per far venire a galla tante storture e tante inefficienze in seno alla gestione finanziaria della Polizia di Stato. Pensate che solo per i prossimi 4 anni sono previste uscite dalla polizia di 4.000 unità ogni anno e l'entrata di appena 800 numeri di poliziotti nuovi. Quindi siamo in una situazione davvero scandalosa, soldi non ce n'è. È stato anche reso noto che il prossimo Consiglio Nazionale del COISP si terrà nel capoluogo di regione. Ad oggi gli uomini e le donne della Polizia di Stato sono in credito di circa 450 euro ciascuno, in quanto i 46 milioni dell'incremento delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali non sono ancora nelle disponibilità del Ministero dell'Interno. Catanzaro è una delle realtà più dinamiche, è anche un piacere sempre tornare qui. Oggi poi continuerò su Crotone, andrò a visitare anche il CIE come avevo tentato di fare un po' di tempo fa, però non ci sono riuscito.